Conosceva già questo parco? Sì, conosco bene questo parco, vengo quasi ogni anno d'estate, io ho una casa a Umbertide e normalmente portiamo Luisa, la mia piccola, la figlia piccola, quella che adesso ha 7 anni, per il suo compleanno qua. Dunque ogni 16 di agosto veniamo qua. Come non ci sono questo 16 di agosto, sono venuto adesso. Ci sarà, immagino, anche un'amicizia con la famiglia Spagnoli, lei sa benissimo, storica della città di Perugia. Sì, 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 beh, l'amicizia, voglio dire, tutto questo per me è nato dopo, è nato ben dopo, però veramente per caso, guardando su internet un giorno, non so, 5-6 anni fa, dove potevo portare i miei bambini, dove c'era uno zoo, e sono arrivato qui sopra e devo dire che è stata una bellissima sorpresa, perché si trascorrono delle bellissime giornate dove si imparano un sacco di cose, dagli animali ai rettili, alle cose, veramente tante cose. Quindi ritiene che sia, diciamo, molto educativo per un bambino, per una bambina? Ma è educativo e poi è anche divertente, dunque io consiglio a tutte le persone che sono qua di venire almeno mezza giornata alla città della domenica per divertirsi e per vedere anche cose che forse non vedono nelle loro città. Un'ultima battuta, noi siamo prevalentemente cronisti di nera, la città di Perugia in ogni caso volta, sì sì sì, ogni tanto Perugia insomma balza agli onori della cronaca per brutti fatti, ecco, lei che immagine riceve invece da questa città? Io ho un'immagine molto bella di questa città perché l'ho, diciamo, l'ho conosciuta perché mia moglie ha frequentato l'università per stranieri e aveva un piccolo appartamentino quando Vittoria, la mia figlia maggiore, era ancora piccola, 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 aveva un appartamentino in centro a Perugia e mi sono innamorato della zona ed è per questo che ho comprato un casale qua accanto. Dunque io ci vivo molto bene, sono felicissimo di essere qua e credo che in ogni città ci sono purtroppo fatti di cronaca, nera, come dite voi, e dunque non è questo che deve prevalere, è una città dove si vive bene, dove le persone sono gentili, sono accoglienti, si mangia benissimo e poi c'è un sacco di cose da visitare, da Città di Castello, Perugia, Gubbio, Assisi, o anche Vittoria è stata battezzata da Assisi, dunque Mafalda di Savoia si porta da Assisi, dunque ecco una regione che ci teniamo. Arrivederci.